Ciao a tutti ragazzi del Face Game, Rutto di Rinnegan, apre le danze. Apre le danze su questa nuova top 5 gol, gol di FIFA e PES, ricordiamo, perché di calcio uniti insieme in tre, perché tanto alla fine intersecati, perché alla fine infatti dobbiamo volersi 5... bene, le grandi famiglie di COD e di PES potrebbero unirsi, una grande potenza, guardate. Guardate qua, c'è tutto un introcolamento su PES 2015, guardate, arriva Cavalier, una bomba dalla distanza sotto il set, perché è proprio un bel gioco, è un gran gol questo, guardate, il portiere non se l'aspettava, no, penso che anche lui se stesse aspettando, come fa ad aspettarsi un tutto questo portiere? Non può aspettarsi una roba del genere, no? Tu ti aspettavi quando, quando hai fatto questa clip la prima volta? Ti aspettavi? No, cosa ecco, no. Allora era al numero 4 c'è Akinfeyev che butta fuori il pallone. Perché hanno il mirino sulla testa quei giocatori? Perché sono in pro club. Guardate, colpo all'indietro di testa, il pallone! Che gol! Questo è un golone. Ma c'è il portiere? Sì. Ma perché c'è il portiere? Perché qua sono tutti morti. Sta sparando. Sì, praticamente questa è la modalità pro club, tu puoi selezionare più giocatori, però sto giocando un giocatore alla volta. Questo. Capito? Puoi selezionare un giocatore solo. Va bene, allora perché ha deciso di usare il portiere? Palla mezza di testa da fuori aria, fantastico. Gran gol. Che cazzo è quel cappellone? Giocatori creati. Al numero 3 ragazzi c'è Xavi. Poi palla per Cristiano Ronaldo. Allora Ronaldo si destreggia. Ci siamo già capiti. Ci siamo già capiti che fa delle skills incredibili. Guardate. Delle skills. Guardatelo, guardate. Guarda, che se sono io gli ma gli io. Guarda adesso. Si gira qua, dici tira. No, fa la finta. Si gira, gira ancora. Arrabona. No, che cazzo ha fatto? Non lo so. Colpo di tacco e poi tiro. Incredibile. Mamma mia, arrabbiata, ha fatto l'arrabbiata. Beh, per l'avversario arrabbiata. No, si chiama la bestemmiata. No, guardate, guardate, questo è il bello, questo è bellissimo. Guardate, io pensavo che qui tirasse, ho visto caricare il tiro, invece cosa fa? Finta il tiro. Rientra. Mamma. Guarda, cioè, mamma, colpo di tacco a portarsi avanti la palla, guarda che roba. E si libera per il tiro. Preciso, preciso. Allora, comunque se dovesse fare il gol uno così, vado direttamente a prenderlo a casa. A pugni. A prendi tiro a pugno. Al numero 2, ragazzi, invece guardate, c'è Pelle. Che la passa a Candreva. Candreva non si gira, no, la passa lei sbagliato. Quadrado anticipa tutto. Ne approfitta. A Veronica, finta il tiro, poi guardate cosa fa. La finta dell'Aurelio. Che non so se si chiama veramente così. Maria Vergine. Ha fatto un gol incredibile. Guarda, è come danza anche. No, beh, è un 0-3 per l'Italia. Cavolo, guarda. Cioè, vediamo. Voglio vedere da vicino. No, adesso lo vedete da vicino. Guardate. Voglio vedere il gesto tecnico. Guardate, tattico. Si sposta la palla dietro e fa il pallonetto. Una specie di arrabona senza staccare la palla dal piede. La palla dal piede. Incredibile. Mamma mia, numero uno. E al numero uno, ragazzi, c'è un gol assurdo. Assurdo, guardate. Aurier, palla per Rodriguez. Un ma gol assurdo. Dai, ma che cazzo di cagato è? Assurdo. Ma sta vincendo già 6-0. Ma perché? Scusami, come cazzo ha tirato? Col scorreggiando. No, ma guardate la visuale da dietro. Quanto cazzo poi gira la palla di Rodriguez. Ascolta, guardate un attimo. È impossibile. No, ma la fisicità di quello. Guardate. Mamma. Ha girato che non c'è. Cioè, va bene. Allora, adesso allora, se mette un oggetto di pari massa alla terra. Voglio provare una roba. Che tu corri avanti e fai un gesto del genere. È impossibile. Ti si spacca la rotula. Ma no, magari riesce a buttare dentro. Comunque sì, è fantastico. La palla ha girato in un modo che non ha senso. Solo se ci fosse stato un oggetto talmente tanto pesante che grazie riusciva... cazzo per aver visto questo video. Andate a fanculo. Grazie di vederci. Ciao. Grazie per tenere in considerazione quello che devo dire.